però poi alla fine stiamo cercando di riscoprire un rapporto con la materia che non è mai solo tecnica, non è mai solo saper utilizzare il vetro, il legno, dal punto di vista proprio tecnico, no? C'è una fonte di ispirazione artistica nel fare questo lavoro, difatti artigianato non a caso, che fa sì che una conoscenza tecnica viene poi guidata da una visione artistica, anche da chi fa queste cose, non soltanto dal designer che ha pensato. Quattro generazioni, io sono la quarta generazione della famiglia che ha lavorato sempre il ferro, l'ottone e il rame. Nasce nel 1948, nel dopoguerra, il nostro padre, Rino Greggio, da artigiano da solo inizia un'attività amando molto la lavorazione del nostro metallo prezioso, l'argento. 650 anni di storia nella vetreria, nell'arte vetraria, con Archimede che è stato, mio padre, che è stato il più grande vetraio del XX secolo. Allora, io ho cominciato a tessere quando avevo 14 anni. Mi ha insegnato mia mamma a tessere, perché si usava così, è una cosa che si tramanda da madre in figlia. È un'azienda nata nel 1920, io sono la terza generazione, sta entrando la quarta generazione. Sì, l'azienda nasce nel 2012 per rispondere a uno dei bisogni di base dell'umanità che è la casa. Ecco, questo è un po' un viaggio che va a cercare, no? A cercare questi luoghi da cui stiamo imparando tante cose. Qui si respira la tradizione, ogni cosa è fatta a mano, con particolare cura, senza badare al tempo che si impiega. Siamo come una bottega quattrocentesca nella quale l'allievo segue il maestro ed insieme si realizzano queste opere vetrarie, questi manufatti. Mio padre, mio nonno, il nonno di mio padre, hanno iniziato, il nonno di mio padre ha iniziato a lavorare forgiando il ferro, c'è stata tutta un'evoluzione fino ad arrivare ai giorni nostri. Un prodotto con un alto valore aggiunto di qualità dedicata dalla manualità, dalla conoscenza della lavorazione artigianale che avevamo, abbinata a tecnologie, abbinate a nuovi macchinari, mettere insieme creare un binomio, mettere insieme queste due attività che non sono in antitesi, ma se messe insieme hanno una forza incredibile. E la passione che da 70 anni dedichiamo a questo mestiere ci porta a essere veramente un punto di riferimento, uno dei più importanti produttori che mantengono però viva l'arte artigianale dell'argenteria storica come nei secoli passati. La fabbricazione digitale è una nuova forma di artigianato che si può declinare in vari materiali, in varie forme, in vari campi di applicazione. Questo grande pensiero che è un po' il nostro core business, quello del basso impatto ambientale, cioè finiture naturali, legni di forestazione, legni di riuso, cassetti a coda di rondine, quindi tenendo flessibilità e tradizione. E da qui stiamo andando, siamo nel mondo, è una piccola azienda che sta dando da lavorare e sta cercando di tenere in alto il nome Italia. Mi è venuto in mente di comprare un telaio, poi ci ho preso un po' gusto, poi due, tre, quattro telai e alla fine nell'81 ho fatto una richiesta di contributo e mi sono costruito un laboratorio di circa 500 metri quadri e ho continuato così. Quest'uso degli utensili nel fare le cose è pur sempre un percorso di mani, di contatto, no? Di manualità. Poi filtrato da una macchina, da un'asta di metallo, da una sega, da una pialla, però pur sempre strumenti che sono a servizio del pensiero creativo. Il maggior valore che la nostra azienda ha è il valore delle persone che ci lavorano.
Io credo che non c'è macchinario d'alta tecnologia che possa assolutamente, minimamente paragonarsi alla persona, anche l'ultima arrivata, che ha la passione per imparare questo lavoro. Per noi il pensiero è produrre oggi per tramandare domani. E quindi quando il pensiero di produrre un prodotto con questi legni di forestazione, di riuso, come il kauri, come le bricole. Ogni momento dell'esecuzione è una creazione. È il creare che si modifica con il fuoco, l'abilità del maestro e semplicemente con le forze della natura. Ha saputo già entrare nella materia della stampa 3D conoscendone le potenzialità. La tessitura per me è stata una cosa che ho fatto sempre con passione. Quindi ancora una volta lo studio Cucinella è fra quelli che ci sta vicino all'inizio dei progetti. Ci piace i lavori che ci sono stati proposti, noi ci siamo proposti invece di accompagnare il designer nel fare i pezzi realmente. Questa collaborazione con Mario Cucinella rientra in quelle collaborazioni che a noi piace, che a noi sono necessarie, che sono vitali per migliorarci continuamente. Arriva l'architetto che ha una visione, che ha la sua definita, precisa necessità, e noi mettiamo a disposizione quello che le nostre conoscenze perché lui possa realizzare quello che è nella sua visione, nel suo concept, nel suo traguardo da ottenere. E niente, è nato a questa idea di creare questo tavolo, e quindi alla fine l'abbiamo accettato e questo tavolo è stato a mio avviso una dei pezzi più prestigiosi che evidenziavano il padiglione Italia alla Biennale dell'Architettura del 2018, insomma, ecco. Lui mi ha portato alcuni disegni da perfezionare, da realizzare. Insieme abbiamo realizzato delle belle cose successivamente. Ed è l'incontro della novità con la tradizione. Per noi sono progetti che ci fanno accrescere, ci fanno tornare un po' anche a riscoprire certe lavorazioni molto antiche, e collocate però verso dei prodotti veramente all'avanguardia, della linea e del design molto moderno. Poi c'è sempre questa complicità, no? Di chi conosce la materia meglio di noi, meglio di me, che quindi ti dà dei consigli, cioè un percorso anche un po' di autoapprendimento, no? Noi diamo qualcosa, loro danno qualcosa e lì nasce un oggetto che nasce proprio da questa fusione del lavoro creativo e del lavoro tecnico artigianale.